Torniamo a Barcellona per vedere altri due dei prodotti che sono stati presentati nel corso di questi giorni al Mobile World Congress 2017, in questo caso il Moto G5 e il Moto G5 Plus. Parto proprio dal Moto G5, che è il prodotto più semplice, arriverà tra l'altro in esclusiva da TIM nei prossimi giorni ad un prezzo di 199 euro, che rinnova la tradizione del Moto G, che nel corso degli anni ha venduto milioni di pezzi in tutto il mondo. Il Moto G tra l'altro protagonista anche di un caso eclatante con il primo modello che, pensate, arrivò a calcolare addirittura il 6% del mercato inglese da solo nel giro di soli 9 mesi. Ma vediamo Moto G5 nella sua versione normale da vicino. La caratteristica è quella di un Android nella sua versione più semplice, cioè nella versione cosiddetta stock. A bordo il sistema operativo è Android 7.0 e, come potete notare, c'è addirittura il Pixel Launcher, cioè quello che fino adesso abbiamo visto solo ed esclusivamente sui prodotti di Nexus, cioè una disposizione delle applicazioni, per cui, vedete, per trovare tutte le applicazioni del vostro telefono scorrete dall'alto. Per un telefono da 199 euro di fattura Motorola c'è per la prima volta su questo modello, non Plus, anche il sensore di impronte digitali. Il processore è uno Snapdragon 430, molto veloce nel funzionamento. Devo dire che, come sempre, Motorola toglie molti dei fronzoli di alcuni altri produttori per invece dare più vantaggio alla velocità del telefono. Un sensore della fotocamera da 13 megapixel nella parte posteriore del telefono, con l'autofocus e con il face detection. Ma quello che è importante è che questo telefono ha una ricarica super veloce, per cui nel giro di pochi minuti vi potete garantire diverse ore di utilizzo del telefono. Lascio il Moto G5, che, ripeto, arriverà da TIM per 199 euro, per passare al modello più grande, ovvero il Moto G5 Plus. Anche in questo caso la versione stock di Android. Vediamo che anche per il Moto G5 Plus, andiamo immediatamente a vedere, parliamo di Android 7.0. Motorola ha promesso una notevole velocità nell'aggiornamento dei telefoni. Guardiamo per un secondo anche la fotocamera, è facilissima e semplicissima nella sua modalità di utilizzo. Questa è una delle prerogative fondamentali di Moto e del suo modo, insomma, di concepire uno smartphone. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, rimango ancora una volta per qualche secondo sul telefono per mostrarvi anche la fotocamera posteriore da 12 megapixel con dual autofocus pixel, quindi con una qualità dell'immagine davvero notevole. Il design, che tra l'altro è il risultato del lavoro del nuovo capo del design di Motorola, devo dire, è gradevole. Io magari non impazzisco per il colore oro, ma ci sono anche altre colorazioni che sono molto molto più piacevoli. Però rientriamo sempre nel punto di vista assolutamente personale. Vi faccio tornare ancora un secondo sul telefono per vedere anche la velocità di reattività qualunque cosa venga fatta con il telefono, e tutto questo grazie al processore, lo Snapdragon 625, che è uno tra l'altro dei migliori dal punto di vista proprio della gestione del rapporto tra prestazioni e consumi. Anche nel caso di Moto G5 Plus c'è il Turbo Charger, quindi la possibilità nel giro di pochissimi minuti di garantirsi ore e ore di autonomia. Ma non è un problema, perché una delle caratteristiche fondamentali di Moto G è che la batteria veramente non finisce mai. Molto interessanti, in arrivo nelle prossime settimane in Italia, a un prezzo che oggi troviamo davvero in pochissimi prodotti, sembra una fascia di mercato quasi sparita. Arriverà in vendita infatti a 299 euro. Moto G5 e Moto G5 Plus da Moto a Barcellona.